Sembra di sì. Vabbè, cominciamo. Allora, la scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare, a introdurre il testo di Reso, partendo dalla seconda introduzione, ovvero soltanto la lezione introduttiva che tornerà utile mentre leggiamo più specificamente di che si nota. Nella prima lezione ufficiale, sempre per essere complicato di scrivere semplicemente l'indice a volte. Nella prima lezione, quella del 25 di novembre 1980, essenzialmente procede anzitutto con questo parallelo con la pittura, e abbiamo visto come questo abbia un duplice significato: uno, il tentativo di spiegare come la metafisica, la filosofia, anche la teologia del XVII secolo proceda per, tra virgolette, sfumature. Parlando con la pittura occidentale, da questo punto di vista molto emblematico. Due, come quello fosse anche indice di un interesse teresiano per la pittura come forma di riflessione filosofica, come strumento di elaborazione dei concetti, per come verrà poi anche mostrata, come si dire, da Deleuze per la pubblicazione del libro dedicato a Francis Bacon, la propria esperienza. E abbiamo altresì visto come abbia fatto uso di un termine, sequenza, che è strettamente cinematografico, e di lì poi l'altro grande interesse deleuziano nei confronti del cinema, sempre come strumento appunto di elaborazione filosofica. Dicevo, Deleuze insiste su una questione essenziale. Quella di Spinoza lui la definisce una ontologia. Inizia la seconda lezione dicendo a chiare lettere che quella di Spinoza è una ontologia pura. Ora qui entriamo nel lessico filosofico più stretto, e approfitto, forse avrei dovuto farlo all'inizio, non lo so, ma non conta, per spiegare il titolo del corso, perché nuovo, se rifletto io sul titolo del corso, si nota subito che c'è qualcosa che non va. Percorsi, dovrebbe essere così, percorsi della metafisica del Novecento, Gilles Deleuze, Vettori, Baruch, Spinoza. Beh, metafisica è un termine che non trovate facilmente in Deleuze. E voi non trovate neanche tanto in Spinoza. Fondamentalmente metafisica, sappiamo che uno dei termini è più, mettiamo fra parentesi adesso l'origine, il fatto che in realtà, lo sappiamo, Aristotele non ha mai scritto una metafisica, e infatti non troviamo l'espressione metafisica negli scritti di Aristotele, semmai filosofia prima, che è una cosa diversa. Il termine metafisica torna poi successivamente su Suarez. L'espressione metafisica viene usata per tradurre in francese la filosofia prima cartesiana, le riflessioni, i pensieri metafisici sono parte del titolo dei principi della filosofia di Cartesio, di Spinoza, seguiti dai pensieri metafisici, eccetera, eccetera. La metafisica essenzialmente che cos'è? È un insieme di possibili concetti, non è un concetto unico. Allora, diciamo che metafisica in senso generalissimo riguarda l'essere in quanto essere, e questo di fatto legittima l'interpretazione dell'ontologia come forma di metafisica. Fin qui ci siamo. La metafisica di Aristotele si pone il problema dell'essere, tra le altre cose. Per metafisica si intende altresì quella tradizione di pensiero che ricerca più o meno fondatamente i fondamenti ultimi della conoscenza e o della realtà. Non necessariamente le due cose coincidono. In Descartes, in qualche misura, potremmo dire che forse coincidono. In Aristotele possiamo dire che più o meno coincidono, in Kant no. Tanto è vero che Kant, tanto per cambiare, quando scrive l'operetta divulgativa, sempre si fa per dire, prolegomeni ad ogni futura metafisica che voglia presentarsi come scienza, spiega che il concetto di metafisica che gli propone è diverso rispetto a quello tradizionale. Le idee della metafisica tradizionale, le tre idee della dialettica, anima, mondo, Dio,
ovvero se la metafisica tradizionalmente si occupava dei grandi concetti, a partire da Dio, della realtà, l'essere, il nulla, eccetera, eccetera, con Kant ci si orienta sui fondamenti legittimi della conoscenza. E quindi metafisica in Kant significa condizioni di possibilità a priori e condizioni pure, quindi la conoscenza pura, non ancora mescolata. Con Heidegger, semplifichiamo anche qua in maniera molto drastica, con Heidegger tutta la tematica filosofica heideggeriana, soprattutto il primo, non solo il primo Heidegger, la differenza tra l'essere e l'ente, e la metafisica come tentativo di pensare l'essere in quanto ente, di entificare, potremmo dire, l'essere. Cioè la metafisica crede di pensare l'essere in quanto essere, ma in realtà lo fa riducendolo ad ente. Perfino il concetto di Dio, per come è stato tematizzato all'interno della tradizione metafisica occidentale, fatti salvi per alcuni aspetti della teologia negativa, è un concetto metafisico, ovvero in cui la stessa pretesa di poter pensare Dio è figlio di questa pretesa. Tutta la filosofia del Novecento di fatto risente di questa interpretazione della metafisica. Sappiamo come buona parte della filosofia del Novecento sia stato un tentativo sulla scorta di Nietzsche, con la trasmutazione di tutti i valori, la morte di Dio, eccetera, e di Heidegger, mediante la riflessione sulla differenza ontologica, di non superare la metafisica, perché se dicessero superare la metafisica, Heidegger potrebbe correttamente rispondere: no, voi siete ricaduti nel più grande metafisico dell'età moderna, che è Hegel, perché il concetto di superamento, ovvero l'Aufhebung, non è altro che la pretesa di incorporare, rielaborare, avere piena conoscenza, trasparenza a se stesso di qualcosa. E quindi il superamento è un concetto metafisico, perché non lascia nulla, virgolette, di, come possiamo dire, non pensato, o meglio, ha la pretesa totalizzante, concetto di superamento di Hegel. Il fatto che in Hegel la dialettica proceda per interni sviluppi e contrapposizioni mai estrinseche, perché la famosa andamento hegeliano, che viene troppo facilmente ridotto alla triade tesi, antitesi, sintesi, che trovate però, attenzione, trovate nelle cosiddette opere della maturità, a partire dalla scienza della logica dell'enciclopedia. Ma se leggete la fenomenologia dello spirito, questo quell'andamento non c'è, o meglio, è molto più sfumato, è semmai un continuo lavoro di riflessione, diciamo incorporazione, superamento, quindi sviluppo, tappe successive di un percorso di crescita e formazione. Non è un caso che della fenomenologia dello spirito di Hegel si vede che era una sorta di Bildungsroman, di romanzo di formazione all'interno della filosofia, perché sembrava, anche se lo leggiamo, in qualche modo davvero, come dire, storicamente ben situato, e si vede che è un contemporaneo di Goethe. Goethe scrive il Wilhelm Meister, il grande ciclo di romanzi su Wilhelm Meister, che è il romanzo di formazione per eccellenza, in cui c'è il protagonista non è che semplicemente attraverso una serie di vicende, ma queste vicende agiscono il protagonista cambiandolo, e non è un mutamento di poco conto, è una vera e propria crescita, in cui l'esperienza passata fa parte integrante, potremmo dire, della complessità morale successiva. Quindi, ed è oltretutto un confronto continuo anche con Dio del protagonista e il mondo esterno, la scelta di fare l'attore, le vicende, la compagnia teatrale, la predilezione per Shakespeare, il protagonista che rispecchia in parte quella dell'autore, tutta una serie di questioni. Allo stesso modo, in Hegel, il processo esplicitato nella fenomenologia dello spirito vede sempre quella cosa che noi chiamiamo
soggetto che è anche sostanza, come dice nella prefazione, che è la grande novità della filosofia hegeliana, sì, sulla scorta di Fichte e di Schelling, ma in quello ha un ruolo essenziale. La sostanza che è anche soggetto, il soggetto che è anche sostanza, è una funzione attiva. Comunque, il percorso della fenomenologia è un percorso di formazione, proformazione, dando al termine formazione il significato più ampio che riuscire a dargli, proprio l'idea di qualcosa che prende forma, che cresce e quindi assume una fisionomia diversa e in parte inattesa da parte di chi non ne conosca sufficientemente le dinamiche interne. Perché in parte inattesa da parte di chi non ne conosce le dinamiche interne? Perché in Hegel è essenziale quella distinzione che è parte integrante della filosofia moderna tra, diciamo, l'apparente e il reale, tra ciò che appartiene davvero alla cosa, e quindi tornando agli attributi di Spinoza, quelli che vanno chiamati attributi essenziali, non attributi nel senso di Spinoza, il termine attributi di Spinoza deriva da una tradizione storiografica, deriva da termini diversi, a ciò che non è essenziale. A volte confondere l'inessenziale per ciò che invece è essenziale comporta un errore di valutazione. Se qui per caso pensate di nuovo alle idee adeguate e inadeguate di Spinoza, ci siamo. Ricordo ancora come Hegel collaborò all'edizione, alla stampa di Spinoza all'inizio dell'Ottocento e continuava a dire di Spinoza che anche in fin dei conti la filosofia di Spinoza non solo non era atea perché parlava di Dio, ma c'era tutto tranne il tempo, cioè quell'elemento che avrebbe introdotto lui. Non c'era solo quella differenza, c'erano molte altre differenze, ma il confronto è rilevante. Esempio banalissimo su ciò che è essenziale e ciò che non lo è, o meglio, su ciò che può sembrare essenziale, ma che a lungo andare si svela come puramente estrinseco. Le pagine più famose della fenomenologia dello spirito, la dialettica servo padrone, il conflitto originario che dà origine al riconoscimento reciproco, ciò che mi permette di riconoscermi come soggetto autonomo e che mi costringe a riconoscere un altro come soggetto altrettanto autonomo, cioè di uscire dalla pura autocoscienza, perché io ho di me l'idea di un'autocoscienza, ma è un'autocoscienza puramente evidentemente solipsistica. La consapevolezza che l'autocoscienza si debba confrontare con altre avviene in seguito al confronto, allo scontro. La dialettica servo-padrone è il passo successivo a quel primo scontro che Hegel, in maniera estremamente criptica, come quasi sempre nella fenomenologia dello spirito, adombra nel conflitto tra Ettore e Achille. Apro e chiudo parentesi. Ma con la stagione immediatamente successiva, e quasi diciamo alle grandi elaborazioni kantiane, ma intendo proprio immediatamente, gli anni 90, Fichte, Schleiermacher, Schlegel, Jacobi, Hölderlin, Hegel e così via, il confronto con la grecità acquisterà un ruolo straordinario all'interno della cultura filosofica tedesca. Superiore probabilmente a qualsiasi altra area di grande, delle grandi filosofie. Non è solo il confronto con Platone e Aristotele, che per voi del cielo quello c'è quasi sempre, ma con un genere di grecità. Lo sapete, in Hegel si arriva per esempio alla grande trattazione sull'Antigone, che è un momento straordinario della fenomenologia dello spirito. Ma pensate a Heidegger, pensate soltanto, dice Heidegger, l'ossessione
di Heidegger per la lingua greca e per come la filosofia si pensi in greco, ma anche lì c'è la nascita della tragedia, per prendere proprio il primo elemento così banale. Il riferimento a Ettore Achille è interessante, è essenziale, perché Hegel sta in qualche modo affondando, indicando come origine, una delle origini, forse in quel momento avrebbe perfino potuto dire, forse la vera origine del pensiero occidentale nel mondo greco. Non nella Bibbia, o quantomeno fino a un certo punto nella Bibbia aveva già scritto Fede e Sapere, aveva già elaborato quelli che vengono conosciuti come scritti teologi giovanili, ma la vita di Gesù, di Hegel, è una vita di un Gesù, è la vita di Gesù, la vita, non la morte e la risurrezione. Cioè, questo è un elemento su cui bisognerebbe un attimo riflettere se avessimo tempo. Comunque, il riferimento al mondo greco è essenziale e fa iniziare, virgolette, mi verrebbe a dire, proprio il momento dell'autocoscienza come e dei meccanismi di riconoscimento con Ettore Achille. Ma non con Caino e Abele, con Ettore Achille, in cui il conflitto è portato al parossismo estremo e il riconoscimento avviene mediante la morte di uno dei due. Sappiamo bene, la dialettica Servo Padrone, però questa fa la fase dell'uccisione, della morte, viene superata perché uno dei due combattenti a un certo punto, pur di aver salvato la vita, accetta di sottomettersi. Questa sottomissione fa sì che uno dei due membri si impadronisca del corpo dell'altro e lo faccia il suo strumento. È come se il corpo dell'altro diventasse il suo corpo, ma in realtà è una parvenza questa. Non solo il padrone vive, gode del lavoro dello schiavo, ma paradossalmente quello che sembra essere un elemento di dissoluzione e distruzione in realtà è un movimento di consolidamento e di rafforzamento, perché lo schiavo che non in due anni, ma nell'arco delle generazioni acquista quel potere trasformativo della natura, quel controllo su di sé che il padrone non ha. E quindi, attenzione, nonostante le interpretazioni di area marxista, tra le quali anche in qualche modo Lukács a volte si avvicinava, non c'è al termine del processo della dialettica servo-padrone la rivoluzione, non c'è, ma c'è sicuramente una forma di messa in crisi della figura del padrone, di la coscienza infelice. Poi quello è un altro discorso. Qualcos'è l'essenziale e cosa non lo è? All'inizio l'essenziale è avere salvato la vita, all'inizio il ruolo essenziale è quello del padrone che domina, il padrone diventerà presto l'inessenziale perché c'è il conto del lavoro e così via. Insomma, sono questi procedimenti hegeliani. E questo è, dirà anche Heidegger, un bel saggio in Sentieri Interrotti, Hegel è un grande tentativo di uscita dalla metafisica, ma che si risolve in un pensiero metafisico. Ci torneremo fra un attimo su questo aspetto. Il tentativo di, quindi non di superamento in quel senso, ma di uscita dalla metafisica sulla scorta soprattutto di Heidegger, in tedesco è stato spesso usato il termine Verbindung, non Aufhebung, ma Verbindung, che segna, anche lì è un bel gioco lessicale, è l'uscita da uno stato di, è la convalescenza, l'uscita da uno stato di malattia, ma è un superamento che non è mai un superamento definitivo, è una, non c'è mai una, come potremmo dire, un taglio netto, un momento in cui dice ho chiuso la porta, sono nello stato di salute precedente. Perché? Perché se ci riflettete, la malattia muta il corpo. E quindi la convalescenza è, sì, una forma di riconquista della normalità della salute, ma di una nuova normalità, di una nuova salute. Rimangono sempre le, virgolette, tracce, i segni. Comunque, quale che sia, la riflessione heideggeriana è il tentativo di uscire dalla metafisica, di pensare in termini non metafisici, l'attenzione al linguaggio, e quindi di lì anche l'importanza attribuita all'ermeneutica, che arriverà fino a Gadamer, per fare un esempio.
e che vedrà piuttosto freddi altri autori. Per esempio, nonostante tutto, Foucault non sarà un grande ammiratore dell'ermeneutica. Foucault, che pure deve molto alla filosofia di Heidegger, apro e chiudo parentesi. Nella famosa polemica, forse ne avete sentito parlare, tra Foucault e Derrida intorno al Cogito e Storia della follia, Foucault pubblica la Storia della follia, Storia della follia dell'età classica, dedica 3 pagine, 3, a Descartes. Derrida scrive un formidabile saggio, che voi trovate oggi nella scrittura della differenza, in cui, partendo da quelle 3 pagine dedicate a Descartes, smonta un elemento essenziale, un aspetto essenziale della trattazione foucaultiana, ovvero che follia e ragione non si parlano. Semplifichiamo. Foucault diceva, con Descartes inizia il momento della storia della filosofia in cui la ragione semplicemente smette di confrontarsi con la follia, non è ancora, non è più come Montaigne, dove il confronto con le forme della ragione sono un confronto che arricchiscono in qualche modo sempre la ragione. In Descartes io non sono folle. E sarei folle se pensassi di esserlo, non meno di chi di quelli che credono di avere un corpo di vetro, eccetera, eccetera. Dove c'è la ragione, non c'è la follia. Quella è un taglio, diciamo, definitivo. Derrida argomenta dicendo che in realtà Descartes lì non voleva dire quello che dice Foucault, cominciano a discutere, a criticare, ma non è quello il punto. Ma c'è una cosa su cui Foucault molto malignamente ha fatto finta di nulla. Perché in realtà la critica di Derrida a Foucault si sì, partiva da quelle 3 pagine, ma investiva l'introduzione della storia follia di Foucault, di fatto accusandolo di essere un hegeliano. Diceva Foucault, anche se leggiamo con attenzione la sua introduzione, Foucault non fa altro che procedere che perseguire il grande percorso filosofico compiuto e aperto da Hegel nella fenomenologia dello spirito. Foucault non ha gradito quell'accusa, per niente, non ha risposto, ha fatto qualcosa di più subdolo. A partire dalla seconda edizione della Storia della follia, ha fatto togliere l'introduzione. Non c'è. Tanto è vero che mi è sostituita una seconda introduzione e quindi mi hanno chiesto di scrivere una seconda introduzione per questo libro, ma perché vale la pena? No, ho deciso di togliere la prima. Se non si legge quella prima introduzione non si capisce appieno la critica di Derrida. Ma la critica di Derrida, che di nuovo era tutt'altro che sciocca, qual era? Era quella di dire, attenzione, per quanto Foucault cerchi anche lui di uscire dalla metafisica, dalla tradizione metafisica, eccetera, in realtà rimane all'interno di quella dialettica, perché accetta le cose. L'esasperazione foucaultiana negli anni 60 sui temi dell'archeologia, sui temi delle strutture, potremmo dire, così via, è anche una reazione, secondo me, a quella acutissima critica di Derrida. Non si esce dalla metafisica così facilmente, forse non si esce proprio. Un autore come Derrida farà della decostruzione della tradizione metafisica l'elemento cardine. Deleuze, per quanto dica di non essere stato particolarmente influenzato da Heidegger e così via, ma tutti sono stati influenzati da Heidegger, continua questo lavoro di tentativo di uscire dalla metafisica. Ma allora perché ho usato il termine metafisica io? Perché non pre... Ma perché contemporaneamente, in quegli anni, Theodor Adorno, forse l'esponente più importante della scuola di Francoforte, almeno le sue origini, tenne un corso molto bello, intitolato Metafisica, anche in questa cosa abbiamo delle lezioni, dove a leggerlo noi a volte fa un po' sorridere, perché per esempio fa sorridere noi che abbiamo una tradizione storiografica di un certo tipo, perché per esempio in tutte le sue prime lezioni continua a dire ai suoi studenti: adesso vi stupirò, adesso resterete senza parole. In realtà la metafisica non l'ha
inventata Aristotele, ma Platone, ma come Platone? Per un italiano questo è normale. Per un italiano questo è normale perché noi siamo sociali, abituati a mandare quelle interpretazioni metafisiche che vi ho detto, la dottrina delle idee è tutto lì. Per lo studente di filosofia tedesco che non aveva quella tradizione filosofica era diversa. Ma non è questo il punto. Ciò che è veramente interessante è che Adorno dice a un certo punto che lui non rifiuta totalmente la metafisica. Sì, ovvio che sia uscita la metafisica descritta nei termini del mondo dietro il mondo, quello abolito da Nietzsche, e volendo anche da Spinoza, in questo Deleuze sarebbe assolutamente d'accordo. Non ha senso, lo vedremo anche oggi, non ha senso parlare di mondo dietro il mondo, che sia il mondo delle essenze, che sia il mondo dei valori, che sia il mondo dei fini. Non ha alcun significato, ma, diceva Adorno, c'era un elemento della metafisica, chiaro, una lettura polemica, questa è Adorno, molto importante, che, come dire, lo interessava molto. La polemica adorniana era contro non le tradizioni metafisiche, neanche tutto sommato in quel momento contro Heidegger, anche se non lo sopportava, ma contro le varie forme di positivismo otto-novecentesco, compreso il neopositivismo. Qual era l'errore del positivismo? Che era un errore filosofico e politico. Adorno era un sociologo oltre che un filosofo, diciamo, proviamo a distinguere le due cose, questa cosa non si può fare. Qual era l'errore del positivismo? Qual era il punto forte del positivismo? L'adesione ai fatti. Positivismo, sappiamo, si vanta di non voler costruire nulla sulle nubi, ma di fare rendere riferimento ai fatti. Qual è l'errore del positivismo, diceva Adorno? Che questa ossessiva adesione ai fatti impedisce di alzare lo sguardo e spinge all'accettazione di ciò che è. Spinge, diciamo così, a una visione della filosofia, della storia, della politica come adeguamento al reale. Che, apro e chiudo, altra parentesi, riguardate questo dibattito interno anche a un certo marxismo del primo Novecento. Le contaminazioni tra marxismo e positivismo furono notevoli, furono potenti. Cos'è che ha alcuni tra i più maggiori pensatori marxisti del Novecento, Walter Benjamin, Antonio Gramsci, lo stesso Adorno, Lukács, non andava bene della prospettiva positivista per come veniva recepita al marxismo, se preferite, di questa contaminazione? L'assunzione delle leggi della storia come leggi naturali. Se le leggi della storia sono leggi naturali, torno alla famosa battuta di Gaber, una canzone. La rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Ovvero, la rivoluzione è una necessità storica che giungerà, virgolette, spontaneamente al termine di un percorso. E non possiamo fare nulla per anticiparlo, esattamente come è possibile fare nulla per procrastinarlo o bloccarlo. Questo era, dal punto di vista filosofico, per Lukács, per Marxismo, un errore. La storia, le catene bronze della storia e del capitalismo di cui parlava Marx, del capitale, non sono catene nel senso di determinazioni assolute, sono determinazioni condizionanti, ma ruolo essenziale del pensiero critico, barra della filosofia marxista, in quel caso lì, era costruire, elaborare gli strumenti, le armi per realizzarla, per fare la rivoluzione. Cioè la rivoluzione non è un dato ineluttabile. Quindi l'adesione al puro dato, al positivo, a ciò che esiste, se va bene, nella prospettiva di Adorno, era una visione, una forma di marxismo pigro, una concezione della storia pigra. Se va male, era pura accettazione dell'esistente. Scusate, tenete conto, le parole che trovate sulla bandiera brasiliana, ordine e progresso, sono da Comte, sono i motti di Comte, ma il progresso appunto non è un progresso, virgolette,
dovute alla rivoluzione, ma allora al processo storico, che ha un andamento, una legge quasi naturale. Bene, la metafisica, diceva Adorno, è il tentativo di pensare il diverso, il possibile, il non adeguarsi all'esistente, ma pensare il possibile, la possibilità, ciò che non è ma che potrebbe essere. Da questo punto di vista, capite da questo punto perché ho usato il termine metafisica parlando di Deleuze e Spinoza, perché il tema della possibilità è il tema sia in Deleuze sia in Spinoza. Comunque, dopo aver cercato di spiegare più o meno perché il titolo del corso è quello, l'ontologia spinoziana, cioè la riflessione sull'essere, sulla sostanza, però, come ben sappiamo, si chiama etica, viene intitolata etica. Non conta il fatto che il termine ontologia in quegli anni era relativamente nuovo, si cominciava in quegli anni a essere utilizzato, noi questo è il punto, lo sappiamo, il termine etica in Spinoza ha un significato diverso, non diverso. Il perché di quel titolo è, non abbiamo parlato a lezione, cioè è innanzitutto una sorta di manifesto per spiegare come l'uomo può giungere alla liberazione dalle passioni, semplifichiamo, alla libertà, al pieno sviluppo della propria potenza. Ma qui una cosa interessante, e questo diciamo è più Deleuze forse che Spinoza, è vero che l'ontologia pura di Spinoza si fonda sull'assolutezza infinita della sostanza, l'abbiamo visto venerdì. La sostanza è assolutamente infinita, nel senso che è consta di infiniti attributi, i quali a loro volta sono infiniti nel loro genere. La definizione. Ma c'è un altro elemento. L'unica sostanza assolutamente infinita è l'essere, l'essere in quanto essere, e qui siamo ancora nell'ontologia. Gli enti che non posseggono l'essere, dice Deleuze, sono modi, sono i modi, nel senso che non hanno un'autonomia dell'essere. Noi enti, gli enti od esistenti, non sussistono in quanto essere, solo la sostanza assolutamente infinita può farlo. Noi siamo espressione di altro. Noi enti, noi che esistiamo, saremmo quindi solo maniere d'essere, di essere della sostanza, e su questo ci siamo intesi leggendo Spinoza. Ma poi continua. Se mi chiedo quale senso della parola etica, allora Deleuze dice che va intesa nel senso di etologia, e questo è, non solo dal punto di vista spinoziano, probabilmente, ma forse Spinoza sarebbe anche stato d'accordo, ma è quello il punto, è una prospettiva non propriamente automatica. Noi sappiamo benissimo, lo sapeva Spinoza, lo sapeva Deleuze ovviamente, che l'etologia è una disciplina scientifica che studia il comportamento degli animali. Ma, primo elemento, gli uomini sono animali. L'etologia studia anche il comportamento degli uomini, quanto animali. E già questo è una cosa. L'etologia è una scienza pratica, dice Deleuze, ed è una scienza delle maniere di essere. La differenza rispetto alla morale, perché di nuovo noi siamo abituati, etica è sinonimo di morale. Non poniamo particolare attenzione a distinguere questi due termini. Entrambi fanno riferimento essenzialmente alle consuetudini, innanzitutto,
ai mores, ai costumi, quindi al comportamento in società originariamente. Entrambi fanno riferimento alla vita retta, alla vita buona possibilmente, spesso a una serie di precetti. Deleuze ritiene, giustamente, aggiungo, questo deve essere il punto, che si debba invece, parlando di Spinoza, distinguere l'etica dalla morale. Perché? Perché alla morale, alla prospettiva morale, spetta, come posso dire, un approccio che è incompatibile con l'ontologia di Spinoza. Perché è incompatibile con l'ontologia di Spinoza? Allora, l'ontologia di Spinoza, l'essere in quanto essere, la sostanza, fini e attributi, i modi non hanno, sono esistenti ma non hanno l'essere, sono semplicemente espressione dell'essere, nulla, virgolette, è virgolette, superiore all'essere, alla sostanza. Vi dicevo l'altra volta, parlando di Spinoza, anticipando il tema della pendice prima parte, tutto ciò che esiste è perfetto, ovvero non è possibile dare alcuna valutazione di qualsiasi genere di ciò che esiste da un punto di vista, virgolette, morale, predicandone l'imperfezione, l'ingiustizia e così via. Questo permette altresì, all'interno del progetto spinoziano, una serie di modalità di intervento. Ma questo, dice Spinoza, dice Deleuze, non è una prospettiva morale, è una prospettiva etica. La prospettiva morale, invece, è quella prospettiva che assume un punto di vista giudicante rispetto all'essere. Cioè, la prospettiva morale presume un principio metafisico, questo sì, il quale ritiene, afferma che esista un qualcosa di superiore all'essere e che può giudicare l'essere. Questo qualcosa può essere l'uno, pensato a Plotino, autore che è stato evocato da Deleuze, insomma, un autore che ormai si evoca sempre anche parlando di Spinoza. L'essere, in Plotino, non è primo, è già derivato. L'uno, plotiniano, è quel qualcosa che già definire qualcosa è pericoloso, pericoloso perché significa appunto provare a definirlo, di ineffabile, incomprensibile, indicibile, da cui emana l'essere, ma l'essere è secondo. L'uno è primo ed è quindi, dal punto di vista della prospettiva plotiniana, già meno perfetto. C'è già un approccio, diciamo pure, giudicatorio, morale. Ecco. Indipendentemente dal fatto che l'abbia detto no Platone, non l'ha detto, è molto più complicato, il bene è, in questa prospettiva, superiore all'essere. Perché noi parliamo del male nel mondo? Perché riteniamo che alcune cose siano intollerabili e così via? Come osiamo noi giudicare l'esistente, se non sulla base di un'idea di come le cose dovrebbero andare? C'è un'idea superiore all'essere, che è quella di bene. La morale, dice Deleuze, è il tentativo di giudicare l'essere stesso, non solo gli enti, e può farlo soltanto in nome di un'istanza superiore. Quindi si tratta proprio il fatto di una prospettiva gerarchica. Aggiunge che la morale si preoccupa di realizzare, portare alla realtà, chiamiamolo così, l'essenza, che è anche legata all'idea di essenza e all'idea di valori. Perché questo? Perché questa essenza sembra incapace di realizzarsi da sé. C'è una
impotenza relativa dell'essenza. Per esempio, aristotelicamente, l'uomo è un animale razionale, definizione canonica. Qual è l'essenza dell'essere umano? La razionalità. È questo che differenzia l'uomo dagli altri esseri. Per quanto l'uomo sia un animale razionale, non cessa mai di comportarsi in maniera irragionevole e irrazionale. Questo fa sentire. Torniamo al solito esempio. Hanno condannato a morte Socrate. Torniamo agli esempi platonici, ma anche aristotelici. Se l'uomo fosse un animale puramente razionale, non si farebbe mai chiamare dai bei discorsi, dall'eloquenza, dalla retorica vuota, eccetera, eccetera. Sarebbe sempre capace di scegliere il giusto strumento e così via, cosa che non è capace, non solo in Aristotele, contrariamente a quello che avviene in Platone. In Aristotele sappiamo benissimo che ci sono degli esseri che non sono padroni di sé totalmente, ma sono esseri razionali, schiavi per natura. Barbari, le donne, i bambini, eccetera, eccetera. Cioè, sono esseri sufficientemente razionali da poter svolgere una serie di attività e soprattutto da capire che hanno bisogno di una guida. Questo vuol dire che la realizzazione della razionalità non è possibile. Qual è il compito della morale? Realizzare questo essere, questa essenza dell'uomo. Deleuze dice, in Spinoza non esistono le essenze. Se ci facciamo caso, quando Spinoza parla di essenze, è sempre per parlare di una determinazione singolare, non è interessato all'essenza dell'uomo, animale razionale o bipede in plume che sia. È interessato all'essenza di questo oggetto, di questa cosa qui. E per l'essenza, abbiamo già visto con gli assiomi e le definizioni, si intende ciò che determina quell'ente singolare a esistere. La causa efficiente, immediata, potremmo dire, di quell'ente. Al punto che Spinoza dice che le essenze generali, su questo Deleuze insiste, come le essenze dell'uomo, sono nozioni confuse. Ora, di nuovo, cosa si intende per nozioni confuse? Qui entriamo in quello che è il secondo genere di conoscenza. La conoscenza razionale è la conoscenza delle nozioni comuni. Ma le nozioni possono essere chiare, cartesianamente, diciamo, le idee adeguate, inadeguate, insieme più chiare e confuse. Le essenze generali sono nozioni confuse, non ci danno un orientamento, ma non ci dicono mai realmente nulla di ciò che vogliamo conoscere. In Spinoza l'esistente, dice Deleuze, non si rapporta mai all'essere nel campo dell'essenza, ma sempre solo nel campo dell'esistenza. Manca, cioè, qualsiasi pretesa di valutazione astorica, sovratemporale, di ciò che si realizza nel mondo dell'esistente. Per cui, se la cosa vi suona, come posso dire, conosciuta, lo dice anche il buon Deleuze subito. Qui Spinoza sembra anticipare l'esistenzialismo. Ora, non credo che Spinoza anticipi mai l'esistenzialismo, ma semmai la lettura che qui Deleuze fa di Spinoza, che lo avvicina enormemente da questo punto di vista all'esistenzialismo, e specificamente a quale esistenzialismo? Beh, è un po' banale, a quello francese soprattutto, non tanto alla filosofia dell'esistenza di Heidegger, quanto a quello francese da lui tanto detestato poi, ma con cui aveva avuto una buona, un'enorme frequentazione all'inizio dei suoi studi, quelli di Sartre, di Merleau-Ponty e della cultura francese degli anni 40 e 50. La famigerata affermazione
sartreano, per cui l'uomo non ha un'essenza, ma è puramente esistente, e proprio perché non ha un'essenza, questo fa sì che l'uomo viva la libertà con una condanna, eccetera, eccetera. Che cosa significa se non che appunto che non c'è alcuna essenza da realizzare? Ma non esserci alcuna essenza da realizzare, attenzione, a Sartre, questa è una cosa solitamente si tende a dimenticare, ma Sartre era molto conosciuto anche nelle sue opere teatrali in proposito. Quando io dico che non c'è alcuna essenza da realizzare, intendo anche che un po' facciamo un'ipotesi alla Philip Dick. Esiste un mondo alternativo in cui ha vinto la vita i nazisti. Esiste un mondo alternativo in cui il nazismo ha vinto, in cui gli ebrei sono stati sterminati, in cui continuano a esistere i campi di concentramento, eccetera, eccetera. Sartre dice: non esiste, e lo diranno per esempio anche Rorty, in un'altra prospettiva dopo, non esiste alcun ideale ultraterreno, sovrastorico, essenziale, che ci permetta di dire ai vincitori nazisti: voi potrete anche aver vinto questa guerra, ma in realtà abbiamo ragione noi. Non esiste un universo valoriale in base al quale giudicare l'esistente dall'esterno per sancirne la giustezza o meno. Ciò che definisce l'esistenzialismo, anche sartreano, oltre a quello merovingiano, è davvero, anche qui la famosa parola, engagement, impegno, che è anzitutto un impegno, nel senso che sono scrittori che si mettono in campo e pretendono di avere una certa influenza nell'ambito politico, sociale. Ma questo, se ci pensate, appartiene alla cultura francese da almeno 300 anni. Cioè, l'enciclopedia è soltanto un momento, questo non era soltanto, non è soltanto del Novecento. La differenza è che, volendo, adesso questi autori vivono del loro engagement, nel senso che fanno del loro essere una figura pubblica, non soltanto nel lavoro, perché bisogna pure lavorare, ma come strumento di battaglia, e quindi è un'altra cosa. Ma engagement significava anche, dal punto di vista filosofico, il fatto che si trattava di impegnarsi per dare una direzione, mettiamolo così, all'esistente, direzione non fondata su nulla, se non sull'adesione a delle, come dire, una prospettiva di relazione non violenta, comunitaria, di un certo tipo, ma che non si può giudicare dall'esterno pretendendo di sancirne la giustezza da un punto di vista di una ragione astorica. La questione dell'etica spinoziana, da questo punto di vista, appunto, nella lettura che ne fa Venezia, è una questione che, anche qui, semplifichiamo, insiste molto sul che cosa fa un corpo. Prendiamo il titolo che torna anche qui, il titolo in italiano che torna anche in questo capitolo: che cosa siamo capaci di fare. L'etica, secondo Deleuze, ha questo come tema centrale, questo interrogativo. Il che cosa siamo capaci di fare, ovviamente, non va inteso nel senso di quale crudeltà sono capace o di quali buone azioni sono capaci, perché di nuovo lì ricadremmo nell'ambito della prospettiva morale. Bene e male, dice Deleuze, questo seguendo Spinoza e Nietzsche, sono parole vuote, cioè il buono e il cattivo. Ma il buono e il cattivo, lo vedremo meglio anche con Spinoza, non ha a che fare semplicemente con il bene e il male in questo senso qui, ma con tutto ciò che mi permette di crescere o di indebolire. Allora, che cosa sono capace di fare? Quindi, quali sono le mie, qual è la mia potenza? Ma di nuovo, adesso lo dirà, attenzione a potenza, quindi non è semplice forza. Non è la volontà di potenza di Nietzsche, sì, ma non nel senso della semplice forza.
e di tutte le, di quali sono le mie potenzialità, le mie facoltà. E la facoltà è anzitutto, Nicola faceva allegava il concetto di facilitas, la capacità di fare qualcosa con maggiore facilità, al caso di dirlo, rispetto all'altro. Sono più bravo a fare questo che altro. Quali sono le mie facoltà, le mie potenze, le mie capacità? Queste. Svilupparsi appieno significa avere una prospettiva, adottare una prospettiva etica. Questo però significa anche, di nuovo, nella lettura che mi dà Deleuze, rifiutare qualsiasi approccio valoriale esterno. Io non posso valutare una potenza, meglio, non posso interrogarmi su che cosa, se intendiamo bene, non posso interrogarmi su che cosa sono capace io, pretendendo di dare una risposta dal punto di vista di una morale, dei precetti di una morale. Anche qua, dice Deleuze, nell'etica non c'è una precettistica. Come potrebbe esserci una precettistica nell'etica? Sarebbe come pretendere di dare, qui torniamo alla lezione precedente di Deleuze, una precettistica all'organismo, alla vita, ma non è che l'organismo, alla vita. Ricordate, nella lezione precedente Deleuze aveva fatto questo paragone, l'opera d'arte è un po' come la vita, utilizza i limiti e ne fa possibilità. Qui c'è dietro di nuovo Canguilhem, il concetto del normale e patologico del Canguilhem. Quando Canguilhem si interroga su cosa sia il normale, dopo aver criticato la prospettiva, il normale è ciò che è normativo, non che quindi si conforma a una norma, ma che è capace di produrre norme, di elaborare nuove norme. E come credo che avevo già avuto modo di dire, questa è una cosa che apparteneva a questa prospettiva etica, appartiene per esempio alla grande filosofia, alla grande poesia tedesca dell'inizio Ottocento, in particolare con Goethe, spinoziano anche lui, quando sia nel secondo Faust, sia in molti colloqui privati, parlando di Byron, che era considerato sì un grande poeta, ma insomma un uomo esecrando, millantatore, bugiardo, perverso, qualsiasi cosa venga in mente, Byron veniva accusato di questo. Goethe diceva: ma come osate voi giudicare un uomo come Byron, che è capace di fondare una nuova morale, che ha una prospettiva morale diversa, perché lui vuole diventare origine di una morale, non quindi semplicemente sottomettersi a dei progetti, a degli ordini, ma a creare un nuovo equilibrio. Non è un caso che questo sia un tema presente in Goethe, ad esempio, apro e chiudo parentesi, tutto il Faust è centrato su questo problema. Il finale di Faust, che non si capisce perché Faust viene salvato, io, a parte il fatto che sono convinto che Goethe volesse salvarlo perché gli era simpatico, non era quello il punto, è proprio il problema, in qualche modo, il rifiuto del giudizio dal punto di vista della valutazione esterna. Faust compie atti terrificanti durante la sua vita. La morte di Margherita non è neanche più grave, volendo, ma si rende conto, li compie o fa sì che vengano compiuti, ma non è il fatto che ha sempre perseguito il bene, è proprio il fatto che ha cercato puntualmente di sviluppare sempre le sue potenzialità. Vabbè. Il famigerato fermati attimo, sei bello, a leggere con attenzione, non è quel che intendeva Faust, ma questo è un altro discorso ancora. È lì tutto un gioco metateatrale da parte di Goethe sul fatto che fa dire quelle parole
a Fausto in quel momento, ma Fausto non vuole veramente dire fermati attimo, sei bello, però a quel punto le parole sono state dette e Mefistofele ci ha riportato all'inferno senza riuscirci e così via. Ma la prospettiva etica, torniamo in questa corrente qui, è una prospettiva non valoriale. Paradossalmente, da questo punto di vista, dice Deleuze, a Spinoza non interessa l'essenza potenziale dell'uomo, che la morale ci indica di realizzare, appunto, uomo è un animale razionale, o un uomo è un animale destinato alla salvezza, scegliete voi quello che più vi piace, non ha senso parlare di essenza nell'uomo. Un'etica si riconosce dal fatto che si interessa agli enti nelle loro singolarità e dal fatto che li distingue differenziandoli in relazione a diverse quantità di esistenza. Lo dirà poi, è proprio un fatto di potenza. Quantità e qualità della potenza e quindi di realizzazione. E questo è qui che si stringe il legame tra etica e ontologia. Ci troviamo in un mondo di immanenza assoluta. E qui tocchiamo, termine chiave per Deleuze, immanenza assoluta, che non è, a leggerlo bene per quanto mi somigli, quell'adesione al fatto di cui si lamentava Adorno quando parlava del positivismo. Perché l'adesione al fatto viene percepita come incapacità, pensata da Adorno come incapacità di pensare il possibile. Qui invece è la consapevolezza che la potenza dell'essere è sempre più ricca di qualsiasi tentativo di categorizzazione io possa cercare di farne. E cioè questo che in qualche modo fa sì che Deleuze esprima nell'etica di Spinoza la sua concezione della possibilità. Sarebbe pretesa, arrogante, stupida e morale, nel senso che abbiamo detto, quella di voler dire quali sono le possibilità dell'espressione della sostanza. Non è così. Usando termini che appartengono a Lacan, che verranno questi altri poi, il reale è molto più ricco della realtà. Se preferite, il reale è qualcosa che eccede decisamente la realtà. La realtà è l'espressione di una forma anche letteraria, il realismo e così via, di ciò che noi codifichiamo. Il reale è qualcosa che eccede e che non sempre siamo capaci di vedere. Va bene, fermiamoci 5 minuti e riprendiamo fra poco.